Il Gavorrano di Mister Buso ospita l'Aquila, capolista del girone, orfano di Losicco e Miano squalificati. 4-3-1-2 il modulo tattico dei maremmani, cui risponde il 4-3-3 della capolista. Negli abruzzesi una vecchia conoscenza dei tifosi del Grosseto, Mirko Garaffoni, classe 1976. Parte bene il Gavorrano, già al settimo minuto Nicoletti strappa palla ad un avversario, cede a Nocciolini che a propria volta cerca Fioretti. La difesa abruzzese è attenta e libera. Al 14° Blaiotta deve uscire per infortunio, al suo posto Leone. Al 20° l'Aquila avvicina al gol con una conclusione velenosa di Improta, a Dario alza sopra la traversa. Al 30° triangolazione per così dire lunga tra Fioretti e Nocciolini, il tiro di Fioretti viene respinto in corner dal portiere ospite Testa. Al 32° c'è un calcio d'angolo per l'Aquila affidato a Capparella. Piccioni sembra sfiorare la traiettoria, ma il tocco sfortunato ad infilare la propria rete è probabilmente di Alderotti. Gavorrano 0, l'Aquila 1. I maremmani avrebbero già 3 minuti dopo la possibilità di raddrizzare il risultato. Alderotti scaglia in avanti un pallone dalla propria linea difensiva. La retroguardia ospite non disimpegna a dovere. Palla sui piedi di Fioretti, che però mette a lato. Al 46° episodio che fa gridare al calcio di rigore i tifosi rossoblù, Nocciolini scambia con Manzo, tentativo di cross di quest'ultimo intercettato di mano da un giocatore in maglia bianca. L'arbitro Tardino di Milano opta per la punizione dal limite dell'area. E poi Galbiati a tentare la conclusione diretta in porta, Testa respinge. Si va così all'intervallo con l'Aquila avanti per 1-0. Si torna in campo con gli stessi effettivi da entrambe le parti. Al 7° la sfera giunge a Galbiati. Conclusione dai 35 metri, palla nell'angolo e primo gol stagionale per il centrocampista rossoblù, Gavorrano 1, l'Aquila 1. La reazione degli ospiti si manifesta al 13°, a Dario esce pericolosamente dai pali senza fare propria la sfera. Al termine di un confuso fraseggio è Piccioni a cercare la via del gol, alla fine a Dario riesce ad abbrancare il pallone. Al 14° si rivede in attacco il Gavorrano, complice questo diagonale di Rosati che termina alto sopra la traversa. Al 16° ancora l'Aquila pericolosamente in attacco. Ruggiero impegna con un tiro insidioso a Dario al termine di un'azione scaturita da un fallo di Alderotti su Colussi. Al 17° nel Gavorrano fuori Nocciolini e dentro Pulina, subito dopo negli abruzzesi Campinotti esce invece per Agnello. Al 31° ospiti vicinissimi al vantaggio, Capparella batte un calcio d'angolo, scambia con Perfetti, poi crossa verso il centro dell'area maremmana dove è appostato Colussi. Il centravanti abruzzese colpisce di testa a botta sicura, ma Dario fa il miracolo, il risultato non cambia. Gli ultimi minuti di partita passano alla cronaca solo per le sostituzioni. Menichetti esce per Tognarelli, Galbiati per Masini e Improta per Pianese. Finisce così 1-1.